un insufficiente isolamento porta alla formazione di ponti termici, che nel periodo invernale incrementano ulteriormente la dispersione del calore e nel periodo estivo trasmettono più velocemente il caldo esterno all'interno dell'abitazione. Il cappotto mantiene le temperature dei muri perimetrali su valori più miti, generando così una massa termica attiva che influenza positivamente la risposta inerziale dell'edificio. Oltre a ridurre la dispersione di calore, il cappotto rende virtuoso il comportamento della parete su tutto il ciclo stagionale. In estate, aumentando l'isolamento esterno, diminuisce notevolmente l'afflusso di calore che vi costringerebbe all'uso intensivo di condizionatori d'aria. In inverno, i muri protetti dal freddo esterno o dal cappotto possono instaurare scambi termici quasi esclusivamente con l'ambiente interno riscaldato. La superficie compatta e ben rasata del cappotto è il sottofondo ideale per kerlite, il materiale ceramico di soli 3,5 mm di spessore, disponibile in 27 colori suddivisi in 8 serie. Le caratteristiche tecniche abbinate alle caratteristiche estetiche di bellezza unica rendono le lastre di kerlite perfettamente idonee per la realizzazione di rivestimenti di sistemi di cappotto. CeraVent Kerlite System è un sistema di isolamento termico a cappotto con microventilazione, che grazie allo speciale materassino brevettato favorisce il drenaggio, l'aerazione e il disaccoppiamento. Il sistema presenta un ingombro pari a circa 23 mm, più lo spessore del pannello isolante. Prima di procedere con la posa, controllare la planarità della parete allo stato grezzo. Stendere il collante direttamente sul pannello isolante. Procedere con la posa del pannello isolante e attendere che lo strato di adesivo utilizzato risulti completamente maturato, seguendo le istruzioni del produttore. Stendere uno strato di collante e procedere con l'annegamento dei materassini CeraVent sfalsati dall'alto verso il basso. Procedere con la tassellatura del materassino, stendendo poi un altro strato di collante per il riempimento. Posizionare il profilo di base e lasciare asciugare. Dopo un'adeguata asciugatura, stendere un altro strato di collante, procedere ad annegare la rete di giuntura e concludere questa fase con la rasatura finale. Controllare la planarità della parete da rivestire. Procedere con una doppia spalmatura di colla, sia sulla lastra che sulla parete. Posare la lastra Kerlite Plus. Concludere la realizzazione del cappotto con il riempimento delle fughe e la pulizia finale. CeraVent Kerlite System è costituito dai seguenti componenti: muratura di sottofondo, collante di adesione, isolamento termico che può essere costituito da EPS, XPS, PUR, lana di roccia, sughero o legno, collante di adesione, profilo di base, materassino CeraVent, set di montaggio CeraVent, collante di adesione e riempimento, rete di armatura CeraVent, collante di adesione e riempimento, adesivo per incollaggio Kerlite, lastra Kerlite. Mapeterm Kerlite System è un sistema per la posa in opera di Kerlite Plus su rivestimento termico e nasce dall'esperienza sviluppata negli anni da Mapei. Il sistema presenta un ingombro di 15 mm circa, più lo spessore dell'eventuale intonaco di regolarizzazione e del pannello isolante. I pannelli di isolamento termico vengono applicati su supporti planari che abbiano adeguate resistenze meccaniche pari ad almeno 1 newton per millimetro quadro. Se il supporto non presenta queste caratteristiche o non è perfettamente planare, occorre realizzare un intonaco di regolarizzazione. Posizionare, mediante tassellatura ad espansione, i profili di partenza Mapeterm BA con Mapeterm Fix B e verificare che le pareti risultino lisce e perfettamente planari. Stendere il collante omogeneamente sia sul supporto a parete che sul pannello isolante, assicurandosi di ottenere una superficie di incollaggio pari o superiore all'80%. Procedere con l'incollaggio dei pannelli termoisolanti Mapeterm XPS o EPS al supporto e attendere che lo strato di adesivo utilizzato risulti completamente maturato seguendo le indicazioni del produttore. Stendere l'intonaco strutturale realizzato con la speciale malta Planitop HDM Maxi. Subito dopo, quando risulta ancora fresco l'intonaco, posizionare la rete in fibra di vetro MapeGrid G120 resistente a prettata e lasciare asciugare il tempo necessario.
Procedere con la tassellatura della rete fissando MapEtherm Tile Fix 15 alla struttura sottostante. Applicare un secondo strato di malta Planitop in spessore da 3,5 a 5 mm, fino ad ottenere lo spessore corretto di massimo 10 mm. Dopo aver aspettato il tempo di asciugatura necessario, procedere con il controllo della planarità della parete da rivestire. Procedere con una doppia spalmatura di colla sia sulla lastra che sulla parete. Posare la lastra Kerlite Plus. Concludere la realizzazione del cappotto con il riempimento delle fughe e la pulizia finale. MapEtherm Kerlite System è costituito dai seguenti componenti: muratura di sottofondo, intonaco di regolarizzazione, MapEtherm AR1 o AR1 GGP, isolante termico che può essere costituito da APS o XPS, Planitop HDM Maxi in spessore da 7 a 10 mm, MapEgrid G120, MapEtherm Tile Fix 15, Ultralight S2, Ultracolor Plus, Kerlite Plus.